Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, siamo qui per la terza puntata degli stadi del calcio. Dunque, abbiamo fatto la prima puntata riguardante la Juventus e quindi comunque una squadra italiana. Seconda puntata riferita al Real Madrid e quindi squadra internazionale. E adesso la terza puntata riguarda, torniamo in Italia e parliamo dell'Atalanta. Prima di cominciare, la piccola premessa è quella solita. Non dirò la prima partita ufficiale giocata dalla squadra di casa, ma dirò la prima partita ufficiale disputata dalla Juventus in quel determinato stadio, semplicemente per il fatto che, essendo juventino, è principalmente quello, insomma, ecco qua. Quindi, insomma, sono comunque un canale di un tifoso della Juve, quindi. E dunque, cominciamo dunque subito. Ovviamente un abbraccio a tutti gli amici di Bergamo, da parte di un amico di Milano, quindi che non è che, se la, che non se la, so che non ve la state passando molto bene, ma siete forti e tenete duro come sempre. Insomma, credo che Bergamo debba insegnare a tanti cittadini, no? A tanti paesi come si resiste in certe situazioni, no? Bene, torniamo a parlare di argomenti più leggeri, quindi il calcio. E parliamo del primo stadio, primo campo dell'Atalanta. Come ben sapete, l'Atalanta la conoscete tutti, squadra di Bergamo, che poi si è fusa tra le varie cose alla Bergamasca Calcio, diventando Atalanta Bergamasca Calcio, nata nel 1907, ma che giocò le prime partite nel 1913, cioè. Dal 1913 l'Atalanta cominciò a giocare, cioè si cominciò a affiliare alla FIGC, ha giocato alcune partite nella promozione lombarda, eccetera. Poi dal 1920 si unisce con la Bergamasca e diventa Atalanta Bergamasca Calcio. Da lì poi la storia, credo, dell'Atalanta la conosciamo tutti, che ha portato l'Atalanta tra le eccellenze attuali del calcio italiano, perché in questo momento l'Atalanta è una grandissima squadra, cioè fa parte del top. Conosciamo benissimo l'Atalanta per mille successi che sta ottenendo, l'Atalanta di Gasperini. Però vorrei ricordare che l'Atalanta ha vinto comunque già una Coppa Italia, ha vinto 5 campionati di Serie B e aggiungo io poi 3 campionati primavera, un campionato ragazzi che allora era come se fosse il campionato primavera, 3 Coppa Italia primavera, una Supercoppa primavera e via via altri tornei giovanili, tra cui campionato Beretti, campionato allievi. Insomma, direi che l'Atalanta ha sempre fatto il suo anche a livello giovanile. Tantissimi giocatori delle giovanili dell'Atalanta sono poi diventati giocatori assolutamente straordinari per quanto riguarda la storia del calcio italiano. Uno su tutti che mi viene in mente, Scirea, Tacchinardi, ma ce ne sono, parlo della Juve, ovviamente della Juve, ma ce ne sono stati veramente una caterva che addirittura sono talmente tanti che fai fatica a ricordarli tutti. Ma siamo qui non per parlare del vivaio dell'Atalanta, ma per parlare degli stadi dell'Atalanta, e quindi andiamo subito con i dati di statistici. Quindi il primo stadio dell'Atalanta, che l'Atalanta usò fino al 1918, fu il campo di Via Maglio Dall'Otto. Praticamente qui ci giocò sempre come Atalanta e mai come Atalanta Bergamasca Calcio, perché come ho detto prima la fusione tra le due società avvenne dopo. Non ci giocò mai la Juve, l'Atalanta ci giocò più che altro per i tornei di promozione lombarda che giocò in quel periodo lì. Calcolate anche la guerra di mezzo, quindi insomma, diciamo che l'Atalanta non è riuscita a dare il suo meglio in quel periodo lì, anche perché il calcio in generale era agli albori, ma anche l'Atalanta lo era. Insomma, se pensate che molte squadre sono nate negli ultimi anni del 1800, l'Atalanta nacque nel 1907, quindi una società, era già una, allora era una società freschissima, non aveva neanche 10 anni di vita, quindi. E se nel 1890, eccetera, e soprattutto i primi anni del 1900, c'era la possibilità, nascendo, di andare subito in alto facilmente, chiaramente nascendo tardi, come appunto l'Atalanta, si è fatto più fatica, ovviamente. Dal 1918 al 1928 l'Atalanta si è trasferita in quello che è stato effettivamente il suo primo stadio. Stadio, come sapete, differenzio sempre come nomenclatura campo da stadio.
andò allo stadio Clementina e ci giocò fino al 1928, appunto. Qui non ci sono partite ufficiali con la Juve, ma ci sono state due amichevoli, una vinta dall'Atalanta nel 1927 e una vinta dalla Juventus nel 1927. Scusate, prima amichevole dell'Atalanta nel 1926, quella vinta dalla Juve nel 1927, 1-0 con gol di Irzer. Irzek in quel periodo gli segnava abbastanza nella Juve. E dunque questa era l'unica partita che la Juventus ha disputato, le uniche due partite che la Juventus ha disputato allo stadio della Clementina di Bergamo. Nel 1928 si decise di creare uno stadio, come detto, ve l'avevo detto, no? Tanti stadi nel periodo fascista vennero rimessi a nuovo, un po' perché c'erano i mondiali del 34, un po' perché comunque c'era un'attenzione particolare verso come posso dire, verso lo sport nazionale, quindi c'era proprio interesse in questo, e è così che la Bergamo creò il suo stadio, come è stato creato lo stadio Torino, come è stato creato, messi a posto diversi stadi, Bergamo creò il suo stadio, che è ancora oggi lo stadio di casa dell'Atalanta. Ha cambiato faccia più volte perché è stato ristrutturato tante volte e ha soprattutto cambiato nome 4 volte. Come sapete, questo è un video statistico, quindi io vi dirò ogni volta che cambierà nome, lo citerò, però in realtà la struttura principale è più o meno questa. Lo stadio venne intitolato Stadio Mario Brumana. Stadio Mario Brumana, che era un militante fascista caduto a Gallarate, quindi in suo onore fu intitolato questo stadio. Qui l'Atalanta ci giocò parecchio, perché alla fine, cioè, la partita che si sta giocando materialmente ancora adesso, ma con questa nomenclatura qua ci giocò parecchio, perché ci giocò dal 28 fino a che l'epoca fascista finì, quindi dal 28 al 45. La prima partita che la Juventus disputò qui la vinse subito, fu Atalanta-Juventus 0-1, le reti di Bergonzini permise alla Juve di vincere appunto per la prima volta in questa struttura particolare. 45-94 cambia ovviamente nome. Come sapete, non si poteva chiamare ancora Campo Brumana, come tanti stadi cambiarono no tantissimi stadi cambiarono nome dopo l'epoca appunto fascista, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Non si poteva tenere dei nomi tipo Littorio, Stadio Mussolini, eccetera, 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 per degli stadi, perché ovviamente non era più possibile, quindi si optò per un semplice Stadio Comunale di Bergamo. E Stadio Comunale di Bergamo, che intanto aveva anche una pista dove ci facevano anche delle gare, anche di ciclismo, e lo Stadio Comunale di Bergamo vide la Juventus vincere per la prima volta con le reti 3-1, con le reti di Astorri, che fece doppietta, e Piola. Questa fu la prima vittoria della Juventus allo Stadio Comunale già nel 1946, quindi Piola subito scatenato. Piola, che ricordiamo è ancora adesso il giocatore che ha segnato più gol della storia della Serie A. Molti se lo ricordano, la Lazio, il Novara, a Provercelli, però io tendo sempre a ricordare che Piola ha giocato anche nella Juve. Lo stadio cambia tantissime volte pelle, perché al comunale, come detto, c'era la pista, si facevano gare di ciclismo, di corsa, mezze maratone, diciamo, venne usato per molte cose, finché poi ci furono diverse ristrutturazioni. Le più importanti furono opere d'ampliamento alla struttura, cioè lo stadio da pochi posti, comunque per allora erano tantissime, man mano è andato a crescere, finché nel 1990 decisero di fare come posso dire, una delle più importanti ristrutturazioni, proprio perché ci fu il mondiale, quindi la velocità, insomma, fu abbastanza evidente, no? C'è una rincorsa nel creare l'impianto nuovo. Dall'84 effettivamente cominciarono a togliere la pista, che fu usata tra le tante competizioni al trofeo Baracchi di ciclismo, che era uno dei trofei più importanti allora. Hanno cominciato a mettere strutture sulle due tribune, insomma, prese la forma che poi abbiamo conosciuto fino all'anno scorso.
E nel 94 si decise di cambiare nome, anche perché Comunale ormai era oggettivamente, come ho sempre de come ho detto anche a Torino, ma come ho detto in mille altri, e come dirò in mille altri stadi, Comunale è un nome comune, come dice il nome, nel senso un nome che tutti gli stadi hanno, cioè era troppo banale. E allora decisero di chiamarlo Stadio Atleti Azzurri d'Italia, che è quello che fino all'anno scorso conoscevamo, no? L'Atleti Azzurri d'Italia era arrivato addirittura a 46.000 posti, quindi un salto enorme in quantità, di, come posso dire, un'enormità rispetto a prima. E la Juventus giocò la prima partita nella stagione dello scudetto 94-95 e vinse 3-1 con le reti di Conte e la doppietta di Roberto Baggio. 3-1 è uno dei risultati che viene fuori più volte sulla ruota di Bergamo, mettiamolo così, per la Juve. L'Atalanta andò avanti appunto in questo stadio per molto tempo, molto 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 tempo, infatti dal 94 al 2019 mantenne questa nomenclatura, finché poi nel 2015 Percassi decise di acquistare e fare un progetto serio per lo stadio. E insomma, una cosa abbastanza importante, perché poche squadre avevano lo stadio di proprietà: la Juventus, l'Udinese, che attenzione, l'Udinese è proprietaria del... non è proprio proprietaria del tutto, perché comunque il comune è una parte. Il Sassuolo, che però non ha cambiato nome, cioè ha cambiato nome ma non ha cambiato struttura. Il Mapei Stadium è uguale a come era lo stadio Giglio. Quando è nato lo stadio Giglio era così. Il Frosinone, che ha creato il suo stadio, e quindi insomma, direi che molte squadre hanno creato il loro stadio, hanno il loro stadio di proprietà, ma non tantissime, considerando che all'estero tantissime squadre ce l'hanno. Fatto sta che Percassi decide di muoversi e di fare il suo stadio. E allora si mette d'accordo con la Gewiss, ma ditta famosissima a Bergamo, di costruzione, e crea appunto il Gewiss Stadium, che entra in vigore quest'anno, cioè quest'anno è stato il primo anno del Gewiss Stadium. E struttura innovativa, ancora non completata, infatti nella foto che qua vedete qua non è ancora completo, si vede solo la prima parte, ma è già in atto il nome attuale. Lo stadio verrà completato prossimamente, chiaramente, come ho detto prima, Bergamo adesso penserà prima di tutto ad altre cose che hanno la priorità, ma sicuramente il Gewiss Stadium sarà completato nel giro di pochi anni. La prima parte è già completata e sicuramente sta venendo veramente bene, perché già vedere questo stadio quest'anno ti dava l'effetto di una struttura veramente futuristica. Personalmente poi sono molto contento quando le squadre investono negli stadi, sia per una questione architettonica, ma anche proprio perché vuol dire che il movimento sta crescendo. Quando è che ci ha giocato la Juve? Beh, ovviamente abbiamo giocato una partita, quella di quest'anno, e la ricordiamo tutti, abbiamo vinto 3-1, nonostante lo svantaggio iniziale segnato da Gosens, siamo riusciti a ribaltarla con la doppietta di Higuaín e il gol di Dybala, che ha fissato il risultato sul 3-1. Bene ragazzi, io ho finito qua, questi sono gli stadi dell'Atalanta. Spero che questo video vi sia piaciuto, continueremo con la saga degli stadi anche nei prossimi giorni, ovviamente. Vi annuncio brevemente, che andrò avanti anche con Calcio Collection, ma aspetto un attimo perché il video delle maglie mi ha portato via 3 giorni alla fine. Per chi non avesse visto i video delle maglie, andate a vedere, ci sono le mie collezioni di maglie da calcio, sono 3 video, quindi insomma direi che vale assolutamente la pena guardarli. Ma andrò avanti, a proposito di maglie, andrò avanti creando una nuova serie, cioè prenderò le mie magliette e vi racconterò degli aneddoti e delle storie riguardo quelle magliette, quindi andrò avanti a fare, insomma, vi racconterò appunto di quelle maglie, la storia di quelle magliette lì. Ovviamente spero che questi video vi possano interessare, anche perché purtroppo di calcio giocato non si può parlare. Sto facendo dei progetti che avevo in mente di fare nei periodi morti dell'anno, tipo l'estate così, ma ovviamente la quarantena ci ha anticipato un po' tutti i piani. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao a tutti!